SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Buonasera e benvenuti alla TG di Teleromagna. Come anticipato nel corso della nostra anteprima, anche questa sera saranno tante le notizie che andremo ad approfondire insieme, ma come sempre, prima di cominciare, spazio ai nostri titoli. Come si vota? Ecco le modalità per i cittadini che si recano alle urne per le elezioni amministrative. Morto sul colpo, l'autopsia ha chiarito come è stato freddato il 42enne albanese a Rivabella. Svolta per la fiera, il presidente Renzo Piraccini apre agli investimenti dei privati. Leggere per gli anziani, c'è anche questo nel percorso riabilitativo dell'ex parroco d'Ondesio in attesa della Cassazione. Le regole del traffico, giornata conclusiva a Forlì di un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti. Nocciolini verso Parma, il Forlì ripartirà dalla Serie D con un progetto ambizioso ma rischia di perdere il suo bomber principe. E apriamo subito con la cronaca andando a vedere un incidente stradale accaduto in mattinata. Andiamo a vederlo direttamente dal nostro portale TR24. Pesanti disagi in mattinata sul tratto forlivese dell'A14 a causa di un incidente accaduto attorno alle 5 sulla corsia diretta sud tra i casali di Faenza e Forlì e che ha coinvolto un mezzo pesante. Il conducente di un autotreno carico di prodotti per la cura del corpo ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, pare a causa della perdita di una ruota che si è ribaltato ostruendo quasi completamente la carreggiata. Invaso da quintali di confezione di shampoo, bagnoschiuma, deodoranti e creme varie. Lievi ferite per il camionista, un albanese 48enne trasportato all'ospedale di Forlì. La corsia sud è stata completamente bloccata per permettere le operazioni di soccorso, rimozione del mezzo incidentato e la ripulitura della sede stradale. A causa dell'intenso traffico diretto verso il mare si è ben presto formata una coda che ha raggiunto i 7 km. La viabilità è tornata poi alla normalità verso le 10. Ancora un grave incidente stradale accaduto a Cattolica. Un uomo di 56 anni è in gravissime condizioni all'ospedale Infermi di Rimini. Vediamo allora i particolari nel primo servizio filmato. Sembrava esserci stata una tregua e invece le strade romagnole tornano ad essere teatro di un gravissimo incidente stradale. Siamo a Cattolica, sono circa le 21.30 quando nei pressi di via Toscana, poco prima del sottopassaggio della ferrovia, sopraggiunge un 56enne in sella ad uno scooter che per cause ancora da chiarire va a scontrarsi contro una Suzuki Swift. Secondo quanto hanno raccontato i testimoni, l'impatto è stato tremendo e il centauro è rimasto incastrato con la testa sotto la ruota anteriore sinistra dell'utilitaria. Nonostante portasse regolarmente il casco, è emersa immediatamente la gravità delle sue ferite. Dato l'allarme, in pochi minuti sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata che hanno prestato le prime cure al 56enne, che poi è stato trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore al fine di permettere rilievi di rito da parte della polizia municipale intervenuta sul posto. Non chiare le manovre né le responsabilità di questo ennesimo incidente stradale. Lo scooterista è tuttora ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata. E ancora cronaca e torniamo a parlare dell'omicidio dell'albanese 42enne avvenuto a Rivabella di Rimini perché sono stati divulgati gli esiti dell'autopsia. Il servizio. L'autopsia parla chiaro. Petrit Nicolli, l'albanese 42enne freddato dal suocero della nipote, è morto sul colpo. Il proiettile della pistola, calibro 22, ha trapassato il polmone.
perforato l'aorta e si è conficcato nel polmone destro. L'omicidio avvenne la sera del 24 maggio a Rivabella di Rimini, sul lungomare, di fronte ad un noto ristorante. Qui Nicolli si incontrò con dei connazionali per un regolamento di conti, in quanto l'idraulico aveva portato via la nipote da Milano per proteggerla dal marito, a suo dire violento. Un comportamento che non è piaciuto alla famiglia di lui, che è partita alla volta di Rimini per mettere in pratica il cosiddetto codice Canun. Una volta arrivato sul lungomare, Lec Preci, suocero della nipote di Nicolli, avrebbe premuto quel grilletto. È bastato voltare le spalle anche solo un attimo e il 42enne albanese è stato fatto fuori con un colpo solo. Preci è tornato poi in auto, dove ad attenderlo c'erano i due figli. Da qui la fuga a tutta velocità per tornare a Milano. E poi l'arresto della squadra mobile riminese in collaborazione con i colleghi milanesi. Secondo l'autopsia non ci sarebbe stata un'ulteriore violenza in seguito alla morte dell'albanese. I calci di cui si parlava non sarebbero mai avvenuti. Il nulla osta per organizzare il funerale del 42enne potrebbe giungere a momenti. Questo dovrebbe svolgersi mercoledì prossimo. Le indagini delle forze dell'ordine intanto continuano. Se il bossolo è stato ritrovato all'interno del corpo di Petrit, ancora nessuna traccia della pistola. Lec avrebbe raccontato agli inquirenti di averla buttata durante la fuga, ma non sa dove. E torniamo al nostro portale TR24 per vedere un'altra brutta notizia di cronaca. Infatti il titolo è: giovane infermiera accoltellata a Londra. Attimi di terrore per una ragazza riminese di 25 anni che pochi giorni fa è stata aggredita con 7 coltellate a Londra. La giovane vive in Inghilterra da diversi anni, dove lavora come infermiera in uno degli ospedali della capitale. Ed è proprio fuori dalla struttura nella quale opera che si è consumato il dramma. Un uomo l'ha avvicinata intimandole di consegnargli il cellulare. Dopo il rifiuto della ragazza, l'aggressore ha estratto un coltello e l'ha aggredita colpendola più volte al braccio per poi darsi la fuga. La vittima è stata immediatamente soccorsa e fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. Andiamo a vedere ora perché in attesa della Cassazione l'ex parroco Don Giovanni Desio svolge attività socialmente utili in una casa di riposo e tra le altre cose legge i quotidiani agli anziani, i particolari nel servizio. Si torna a parlare di Don Giovanni Desio, l'ex parroco 54enne di Casal Borsetti sul litorale ravennate, attualmente ai domiciliari nella Congregazione dei Servi della Carità in Lombardia, in attesa dell'esito della Cassazione dopo la condanna per aver fatto sesso con dei ragazzi minorenni. L'ex parroco fu arrestato nell'aprile del 2014 e per lui la condanna è di 8 anni e 8 mesi per aver avuto rapporti sessuali con adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni che frequentavano la sua parrocchia. Dopo qualche mese nel carcere di Forlì, Don Desio era stato trasferito in una struttura nel Perugino, ma grazie al lavoro del suo avvocato è stato ora nuovamente trasferito in un ambiente più vicino all'anziana madre e ad altri parenti. Nella struttura in cui si trova ora, Don Desio dovrà occuparsi delle persone ospiti del centro diurno e degli anziani della casa di riposo. Durante la sua attività nel territorio ravennate era stato anche il direttore del settimanale diocesano e tra i compiti rieducativi che dovrà svolgere nella casa per anziani c'è anche la lettura dei quotidiani per coloro che non sono in grado di farlo autonomamente. Un percorso rieducativo che ora assomiglia ad un'attività di volontariato. In attesa della Cassazione, se la condanna passasse in giudicato, Don Desio dovrebbe tornare in carcere. E cambiamo ora completamente argomento perché è terminata ieri sera la campagna elettorale per le elezioni amministrative. Oggi è la giornata del silenzio, mentre domani le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per scegliere i nuovi sindaci. In Romagna si vota in 8 comuni, tra cui Ravenna e Rimini. Vediamo allora nel nostro filmato quali saranno le modalità di voto. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Per le elezioni comunali, nelle regioni a statuto ordinario, le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata o anche su tutti e due. In ogni caso, il voto sarà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. La preferenza si esprime scrivendo negli appositi spazi il cognome
oppure il nome e cognome, in caso di omonimia, dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni con più di 5.000 abitanti si possono esprimere due preferenze. In questo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima. Per maggiori dettagli, consultare i siti internet www.interno.gov.it. E in merito a queste elezioni 2016 parliamo anche di nuove, perché dopo i successi dei confronti elettorali su Teleromagna è tutto pronto per la diretta non stop di domani 5 giugno per seguire lo spoglio delle schede della tornata di elezioni amministrative. La trasmissione, condotta da Ludovico Luongo, avrà inizio alle 22.45 e vedrà collegamenti con le città di Cattolica, Cesenatico, Ravenna, Rimini e Bertinoro. Tanti gli ospiti previsti sia in studio centrale che nelle varie postazioni sul territorio, quindi non mancate. Parliamo ora di Cesena, una commissione tra pubblico e privato per dare nuovo slancio a Cesena Fiera. Il presidente dell'ente fieristico Renzo Piraccini annuncia la volontà di aprire ai privati. Sentiamo come nel prossimo servizio. Cesena Fiera è pronta a un'altra svolta. Dopo lo spostamento della kermesse di punta, il Macfrut, nei padiglioni di Rimini, il presidente Renzo Piraccini ha annunciato la volontà di privatizzare in maniera consistente l'ente fieristico. Il comune di Cesena al momento detiene infatti l'88% delle quote e l'obiettivo è far scendere la percentuale sotto la metà, mantenendo però in capo all'amministrazione locale la possibilità di intervenire sulle decisioni strategiche. Il comune otterrebbe inoltre un gruzzoletto da poter utilizzare per la città. Si parla di circa 1,5 milioni di possibile introito dalla vendita delle quote. Ma la scelta se aprire ai privati o meno spetta al Consiglio Comunale, che dovrà pronunciarsi sulla questione. Nel frattempo Piraccini ha parlato di grande opportunità per gli stakeholder della filiera ortofrutticola del territorio, spiegando che l'obiettivo è soprattutto quello di convincere le industrie locali e non solo a investire nella fiera, i cui padiglioni sono sottoposti a un corposo restyling, e quindi nel Macfrut, che sta raccogliendo sempre più consensi e adesioni. Piraccini sonderà il terreno nei prossimi tempi per capire il livello di interesse delle aziende del settore. E continuiamo a parlare di economia e di lavoro, perché in Riviera sono tanti i giovani sfruttati mediante l'uso smodato dei voucher. Tra questi vi sono soprattutto a Rimini gli stagionali. Pochi diritti e troppi doveri hanno allarmato la CGIL, che scende in campo con una campagna ad hoc per tutelarli. Rispetto delle regole e dunque cultura della legalità, rispetto delle norme contrattuali, sicurezza sul lavoro, ma anche contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Questo è il nettare della stagione dei diritti, la campagna informativa della CGIL dedicata ai lavoratori stagionali. Questi in Riviera l'anno scorso sono stati ben 43.000 e secondo il noto sindacato la situazione è critica in quanto spogliati di soldi e diritti. Per quanto riguarda la NASPI, ad esempio, l'indennità di disoccupazione stagionale, istituita proprio grazie alla CGIL di Rimini nel 1998, negli ultimi 4 anni è stata cambiata in modo peggiorativo, abbassandone notevolmente l'importo. Infatti, se in passato a 4 mesi di lavoro corrispondevano 4 mesi di indennità, oggi questa è scesa a 1,5 mesi. Ma questo non è l'unico problema. Molti lavoratori stagionali, in particolare donne, se con la vecchia indennità di disoccupazione riuscivano a raggiungere sufficienti contributi pensionistici, oggi, considerando anche il largo utilizzo dei voucher, la pensione è diventata un miraggio. Un tempo fare la stagione, ha affermato Graziano Urbinati, segretario generale della CGIL di Rimini, permetteva di vivere dignitosamente. Bagnini e albergatori si arricchivano, ma i lavoratori quantomeno potevano vivere. Oggi l'industria del turismo penalizza i lavoratori e sarà sempre peggio se qualcuno non interviene a bloccare l'utilizzo esasperato e illegale dei voucher. 1.600.000 nel 2015, 450.000 nei primi 3 mesi del 2016. Per questo il sindacato riminese propone l'abolizione dei buoni lavoro così come vengono usati oggi e di garantire agli stagionali uno stipendio dignitoso nonché contributi pagati.
E rimaniamo a Rimini, ma parliamo ora di aeroporto, perché a pochi giorni dalla cancellazione dei voli della Air Valais dell'aeroporto di Rimini, ecco che arriva un nuovo collegamento. Si tratta di Rimini-Tirana, che sarà operato da Mistral Air, di proprietà del gruppo Poste Italiane. La tratta inizierà con due frequenze settimanali a partire dal 2 luglio, dichiara soddisfatto l'amministratore delegato di Air Riminum, Leonardo Corbucci, per poi passare a tre sin dal 18 luglio e si caratterizzerà come un prodotto stabile per tutto l'anno. Tale nuovo rapporto si inserisce nelle strategie avviate dal nuovo management volte a creare un network di rotte in grado di collegare su base consolidata l'aeroporto Federico Fellini con altri scali nazionali e internazionali ritenuti strategici per l'intero territorio. E rimaniamo in Riviera, ma cambiamo argomento. Riccione vieta il torso nudo. La giunta comunale ha approvato anche quest'anno il provvedimento che vieta il passeggiare in centro in costume da bagno. È la guerra dei costumi da bagno. Con l'arrivo della bella stagione, la Giunta Comunale di Riccione ha deciso di rinnovare il divieto assoluto di passeggiare per le vie della città a torso nudo. Un provvedimento che già da parecchi anni diventava oggetto di discussione non appena le temperature cominciavano a salire e che da quest'anno diventa regola permanente, con tanto di mappe di strade e piazze dove sarà proibito passeggiare facendo sfoggio di pettorali e reggiseni. In particolare sarà proibito percorrere le vie del centro, storici luoghi del passeggio e dello shopping come Viale Dante o il celeberrimo Viale Ceccarini, senza indossare almeno una maglietta. Unica eccezione, il Piazzale Roma, che data l'estrema vicinanza con la spiaggia, è scampato al taglio della censura. Una misura, dichiara la Giunta, perfettamente in linea con la volontà di valorizzare l'immagine della città sul versante turistico, in un'ottica generale di miglioramento e mantenimento del decoro urbano. Festeggiano quindi i commercianti, che già da qualche anno avevano dichiarato guerra ai corpi scoperti con la campagna Mai più senza, che prevedeva perfino la distribuzione gratuita di magliette per chi si presentava in negozio vestito, o meglio svestito, in modo indecente. Da adesso in poi, per chi non potrà proprio fare a meno di mostrare il pettorale in strada, sarà prevista una multa di 50 euro. Avvicinare i giovani dalle scuole alle regole del traffico. Questa è la finalità del progetto YES, Insieme per l'educazione stradale, che ha coinvolto gli studenti delle scuole di Forlì. Vediamo. Un progetto nato per ricordare Alice Valenti, la giovane che ha perso la vita attraversando le strisce pedonali. YES, Insieme per l'educazione stradale, quest'anno ha coinvolto i ragazzi della prima media della scuola Maroncelli di Forlì e ha portato la Polizia Municipale e ACI all'interno delle aule per insegnare le regole e i segnali stradali. La giornata conclusiva ha visto tutti i ragazzi coinvolti completare un percorso in bicicletta rispettando le regole del traffico. Perché YES? Perché facendo educazione stradale nelle scuole ci siamo accorti che comunque è una materia che si presta a essere sviluppata durante tutto l'anno assieme alle altre materie scolastiche. Quindi abbiamo fatto degli interventi noi dell'ACI, poi la Polizia Municipale, sia interventi teorici che pratici, e abbiamo coinvolto i ragazzini in una operazione simpatica, cioè abbiamo donato loro un caschetto da bici che potevano decorare come meglio ritenevano, come meglio credevano. Il caschetto più bello è stato votato dai ragazzini della seconda e della terza media, perché gli interventi di educazione stradale sono stati fatti con i bambini di prima media. È uno dei caschetti che verranno premiati oggi. Ti chiami? Matilde Gimelli. Come ti sei ispirata per disegnare questo caschetto? Allora, avevo visto nell'aula di arte un disegno con una città e mi è piaciuta l'idea e l'ho riprodotta sul casco. E dopo la fatica, una meritata merenda. E da questa bella iniziativa a Forlì ci spostiamo ora a Faenza per parlare del Palio del Niballo. Entrano infatti nel vivo le manifestazioni legate al Niballo Palio di Faenza, che verranno trasmesse in diretta e in differita sulla nostra rete, con le prime competizioni che designeranno i migliori tra sbandieratori, tamburini, musici e cavalieri. Nel pomeriggio di domenica 5 giugno saranno di scena i più giovani fra gli alfieri sbandieranti dei 5 rioni. In serata sarà la volta degli Under 21, che si cimenteranno nella specialità del singolo e subito dopo in quella della coppia. L'evento vedrà il culmine il 26 di giugno con il Palio, che verrà trasmesso in diretta sulla nostra rete su Teleromagna a partire dalle ore 18. E dopo questa notizia, ancora altre notizie con le nostre brevi.
domani entra in vigore la legge Cirinà approvata dal Parlamento l'11 maggio scorso, che ha riconosciuto i diritti e doveri alle coppie gay con le unioni civili e alle coppie di fatto con le convivenze. I sindaci sono quindi chiamati a celebrare questi nuovi istituti. Rimini, un'anziana è stata rapinata in casa della sua pensione appena ritirata alle Poste. Due malviventi l'hanno seguita fino alla sua abitazione e una volta dentro l'hanno colpita per farsi consegnare i soldi. Gambettola, sarà inaugurato sabato 11 giugno il nuovo ponte sul fiume Rigossa. L'opera, costata 450.000 euro, secondo il comune, si rivela indispensabile per la sicurezza del comune romagnolo. Bologna, il TAR ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordinanza comunale di Rimini contro l'abuso di alcol presentata da un gruppo di esercenti. Provvedimento restrittivo resta dunque valido fino al 15 settembre. Ed ora la linea passa invece alla nostra redazione sportiva TG Sport. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sport. Il calcio in apertura. Smaltita la delusione per l'amaro epilogo dei playoff, il Forlì ha scelto di ripartire confermando la fiducia all'attuale staff dirigenziale. Sentiamo le parole del direttore sportivo Sandro Cangini al riguardo. Ricominciamo un lavoro che comunque quest'anno ricalcherà quello che sono state le linee guida dell'anno scorso, quello di fare un buon calcio, creare una sinergia migliore di quella che avevamo l'anno scorso col settore giovanile, cercare di mettere in evidenza dei ragazzi che sono meritano del nostro settore giovanile senza promettere niente, facendo capire loro che le cose vanno guadagnate. E in più cercando di mantenere più possibile l'organico di quest'anno e inserire quei calciatori che ci possono far fare il salto di qualità. Passando in sede di calciomercato, il bomber Nozzolini è ad un passo dal Parma, neopromosso in Lega Pro. L'attaccante ha realizzato 25 gol in 36 presenze. Sarà dura trattenere anche il fantasista Turchetta. Sarà difficile poter riconfermare i giocatori che hanno fatto molto bene, molti hanno fatto molto bene, perché poi magari la categoria superiore può essere sicuramente un traguardo dove tutti noi vogliamo arrivare, di conseguenza non è che possiamo pensare di limitare un ragazzo che ha fatto bene a non andare in categoria superiore, non ce la sentiamo neanche. Parliamo adesso di basket. Avanti sul 2-0, in piena fiducia dei propri mezzi e con un'infermeria tornata finalmente a svuotarsi. Proprio nel momento clou della stagione, l'Unieuro Forlì scende in campo questa sera per cercare di assestare il colpo del KO alla Tramec 100. Per i ragazzi di Gigi Garelli, il primo rivale da sconfiggere sarà la stanchezza dopo le 41 partite sostenute sino ad ora e le 9 disputate nell'ultimo mese di playoff. Ma continuiamo a parlare di basket. Per quanto riguarda invece l'Ora Siravenna, ha preso definitivamente congedo dai colori giallorossi Eugenio Rivali. Il play ha salutato i suoi ex tifosi con una lettera. Questi 4 anni sono stati per me fantastici e ricchi di soddisfazioni. Le sue parole, a cui ha fatto eco, come vediamo proprio nel sito Teleromagna 24, il presidente Roberto Vianello. Ci salutiamo con il sorriso sulle labbra, ringraziando Genio per le sue qualità non solo sportive ma anche umane, che ha dimostrato dal primo all'ultimo giorno in maglia giallorossa. Per quanto riguarda invece la box, è un momento di riflessione questo per Simona Galassi. La plurititolata campionessa romagnola sta valutando quale strada percorrere e se continuare a lottare per il titolo iridato. L'abbiamo raggiunta al Rimini Wellness. Vediamoci il servizio.
Alla soglia dei 44 anni, Simona Galassi continua a combattere con la grinta che l'ha caratterizzata in tutta la sua carriera, costellata di successi come i titoli di campionessa europea e mondiale dei pesi mosca per ben 7 volte. L'atleta è stata ospite d'eccezione del Rimini Wellness. Io sono una romagnola, quindi la fiera del wellness l'ho sempre vissuta, sia come protagonista in questo caso, ma anche come spettatrice. Quindi sono sicuramente molto felice, anche perché sono in una grande famiglia degli sport da combattimento, quindi per me è anche un divertimento. Al momento la sua carriera è uno stop, ma la pugile non molla la presa. In questo momento sto valutando, perché non ho proposte né in Italia né all'estero. Vediamo, in questo momento sono, diciamo, sul finire della carriera. Mi piacerebbe concludere molto con un titolo di nuovo, nuovamente. Non so se riuscirò a farlo, altrimenti mi dedicherò al mio futuro, all'insegnamento, a tutto quello che ho imparato e di trasmetterlo alle leve future, ai giovani di adesso. E con questo è davvero tutto. Vi ringrazio allora per la cortese attenzione, ricordandovi che ulteriori contenuti sportivi li potete trovare sul sito teleromagna24.it o sul canale 192 di Teleromagna Sport. Da Andrea Zanti, grazie allora, arrivederci. E dallo sport al meteo andiamo a vedere insieme le condizioni meteorologiche previste per domani, domenica. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna, da Andrea Raggini. La nostra regione si trova ancora sotto l'influenza di una bassa pressione che interessa in realtà il centro Europa, ma determina un tempo spesso variabile al mattino ed instabile nel pomeriggio anche nella nostra regione. Anche la giornata di domenica inizierà quindi con cieli per lo più poco nuvolosi su gran parte della nostra regione, ma con nuvolosità più diffusa soprattutto sul ferrarese e sull'Appennino. Nel corso poi del primo pomeriggio la nuvolosità cumuliforme aumenterà e con sé anche i rovesci, che saranno possibili su tutta la nostra regione, ma saranno più diffusi a ridosso delle aree collinari dell'Emilia e su bassa Romagna e poi anche su ferrarese e bassa modenese. I rovesci saranno per lo più veloci, ma localmente anche a carattere di temporali. Anche quindi l'evento delle frecce tricolori in programma a Bellaria potrebbe essere contraddistinto da un tempo tra nubi schiarite e veloci rovesci. La ventilazione sarà sempre debole, il mare calmo. Le temperature minime saranno comprese tra più 14 e più 18 gradi, mentre i valori massimi saranno compresi tra più 22 e più 25 gradi. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E ci stiamo avviando alla conclusione, ma come sempre, prima di terminare, andiamo insieme a guardare i titoli di questa edizione, il riepilogo. Come si vota? Ecco le modalità per i cittadini che si recano alle urne per le elezioni amministrative. Morto sul colpo, l'autopsia ha chiarito come è stato freddato il 42enne albanese a Rivabella. Svolta per la fiera, il presidente Renzo Piraccini apre agli investimenti dei privati. Leggere per gli anziani, c'è anche questo nel percorso riabilitativo dell'ex parroco d'Ondesio in attesa della Cassazione. Le regole del traffico, giornata conclusiva a Forlì di un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti. Nocciolini verso Parma, il Forlì ripartirà dalla Serie D con un progetto ambizioso ma rischia di perdere il suo bomber principe. E prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo la ricca programmazione dei nostri canali questa sera per trascorrere insieme la serata. Teleromagna canale 14 alle 21.10 il film Totò racconti romani. Teleromagna News canale 74 alle 21.30 una puntata del programma Sconfinando fra viaggi e gastronomia. Teleromagna Sport canale 192 alle ore 22 griglia di partenza. Teleromagna Mia canale 193 alle 21 la grande musica della fisarmonica romagnola. Mentre vi ricordo che per tutti gli altri approfondimenti e le notizie aggiornate potete consultare il nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Vi ricordo inoltre che domani l'informazione vi seguirà appunto con il nostro TG7 e vi ricordo anche di seguire la nostra diretta elettorale a partire dalle 22.45. Per questa edizione è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e arrivederci.